Gol d'emozione al Gran Sasso a Concia con l'Aquila che batte 3-2 un Casalbordino al primo KO dopo 6 successi di fila. Dopo una prima fase di studio l'Aquila rompe gli indugi al decimo cross di Diruocco da sinistra, Saurino in corna dalla corta distanza ma trova il miracolo di Thor. Poi Massetti in diagonale mette sul fondo. Il Casalbordino non si scompone e replica al 12esimo, transizione offensiva sulla stessa Alghero Grubesic, il numero 7 giallorosso riceve palla al limite dell'area, scarica a rete ma De Chirico disinnesca in volo plastico. La gara si sblocca al 18esimo con il vantaggio dell'Aquila, punizione battuta profonda in verticale di Ruocco, elude marcature e fuori gioco e di prima intenzione trafigge Thor. Il vantaggio rosso-blu regge solo 6 minuti al 24esimo, infatti il Casalbordino perviene al pari grazie a una pregevole staffilata in diagonale del suo capitano Della Penna che non lascia scampo a De Chirico. Il Casalbordino alza il pressing al 30esimo, Tempestilli svirgola un pallone al limite dell'area, De Chirico controlla la sfera uscire sopra la traversa. 35esimo, sugli sviluppi di un angolo in favore dell'Aquila si accende un vero e proprio flipper nell'area del Casalbordino, ma il tutto alla fine si risolve in un nulla di fatto. La frazione va in archivio con il tentativo ancora lato l'Aquila di Saurino, l'11 addomestica la palla con il petto, poi gira a rete ma mette sul fondo. Ripresa 5 minuti e Massetti ci prova da fuori area, sfera che si perde sul fondo. Appena un minuto dopo il direttore di gara Pellegrino di Teramo ravvede un tocco di mano di Iannone appena dentro l'area del Casalbordino. Proteste veementi dei giallorossi ospiti ma l'arbitro è irremovibile e concede il rigore all'Aquila. Dal dischetto si presenta Massetti, conclusione potente e precisa, Thor si allunga ma non riesce a disinnescare e quindi 2-1 all'Aquila. Il Casalbordino prova a farsi vedere con una punizione di Regner, palla abbondantemente sul fondo. L'Aquila riprende in mano il pallino del gioco e al 17esimo cala il tris. Carbonelli crossa da sinistra pescando Shiba che in girata di forza batte Thor. Il Casalbordino non si abbatte, a 10 dalla fine si porta sul 3-2. Angolo dalla destra, Anzic a centro area ci mette il piattone e batte De Chirico. Ospiti in fiducia che spingono e al 39esimo vanno vicinissimi al 3-3 cogliendo un palo con Grubesic. Nel finale il Casalbordino fa forcing ma non riesce più a rendersi pericoloso dalle parti di De Chirico. Con questo successo l'Aquila agguanta il secondo posto in classifica e domenica farà visita al Ponte Vomano. Il Casalbordino invece ospiterà il Capistrello per provare a ricominciare la sua rincorsa verso la salvezza. I pericoli c'erano perché Casalbordino è sicuramente una buona squadra. C'è da dire però che fin quando siamo stati alti e li abbiamo aggrediti, insomma come sempre, abbiamo fatto la partita, non ci sono stati pericoli. È chiaro che poi quando ci siamo abbassati, soprattutto alla fine un po' per timore di perderla questa partita, perché era fondamentale, di fondamentale importanza, perché abbiamo, se non sbaglio, di fatto oggi sorpassato il Giulianova, quindi siamo andati secondi in classifica, quindi una bella prova di carattere da parte della squadra. Io già vi avevo anticipato ieri e anche nelle altre partite che ero estremamente soddisfatto. Oggi vedete che il gap che si era creato con i gol oggi più o meno si è ripianato, quindi aspettavamo solo questo momento. Purtroppo abbiamo superato un momento difficile e oggi in realtà mi è piaciuta anche la risposta del pubblico che ha incitato la squadra dall'inizio alla fine. Faccio i complimenti al Casalbordino perché Casalbordino è veramente una buona squadra, e però noi, ripeto, abbiamo, come detto, rispettato le distanze, siamo rimasti compatti, abbiamo giocato da squadra. Oggi in un momento di estrema difficoltà numerica e qualitativamente parlando, la squadra si è unita e ci siamo aiutati gli uni con gli altri, quindi oggi ho visto proprio lo spirito della squadra che tanto aspettavamo.